Non mi sembra che ci siano altri vandalici. Abito qua vicino, tranquilli. Neanche di notte? Neanche di notte. Violenze e atti vandalici soprattutto la sera è quello che avviene al quartiere Libertà, in particolar modo nella zona del Parco Maugeri. A dispetto di quanto dichiarato il primo signore intervistato, la realtà pare ben diversa. I vigili ci sono, ma è come se non ci sono. Le telecamere ci sono, ma è come se non ci sono. E loro ne approfittano, che ti devo dire di più? Di notte soprattutto le principali denunce, secondo lei cosa si può fare? Cosa si può fare? Incatenare questi quattro delinquenti in casa o far pagare ai genitori le conseguenze? Ciò che non succede ancora, l'hanno fatto la legge, ma dov'è? Non è solo nel parco, ma pur per la strada. Soprattutto di notte, cos'è che manca? La sorveglianza, non ci resta un vetro, una battaglia. Lei è un po' preoccupato? Preoccupato no, però... dobbiamo convivere così. Ogni tanto si sente, lui opta al primo piano, si sente un po' di chiasso, però siamo anziani, marito e maletto, ce l'andiamo sotto sopra, non sappiamo niente. Però siete spaventati o ci convivete? Ci convidiamo, tanto i giovani di oggi sono così. Pochi controlli la sera o addirittura assenti, una situazione sicuramente da monitorare e migliorare, tuttavia c'è chi prova comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno. Occasionalmente mi sembra tranquilla la zona, non ho delle grosse, diciamo, difficoltà.